Mi dimetterò nel mese di giugno se non riuscirò a realizzare tre opere già avviate: via Vadiviglia, depuratori località Fontana Fredda e allacciamento della condotta idrica a Torano Filorsi. Queste sono le parole di Carlo Montefusco, sindaco di Rocca Bonfina, incontrato qualche giorno fa. Già entro giugno non faccio strade, condotte e depuratori. Faccio un paio di conti, voglio dire, non sto qui a perdere tempo, non ho intenzione, torno in farmacia. Questo deve essere chiaro, io ripeto un principio che deve essere valido sempre, infatti l'ho detto ma forse un milione di volte, nella vita privata, nella vita pubblica, professionale, vale il principio che se uno ha fallito deve lasciare il posto ad altri, questo deve essere una regola che vale pure per noi. Se entro il primo giugno non porto avanti e non porto a termine queste cose, sono il primo a dimettermi, voglio dire, non ho vergogna a dirlo, questo è il rinnovamento. Non mi sembra un po' incoerente giudicare scellerato la maniera di aver gestito il Comune di Rocca Bonfina da parte delle due minoranze, perché si sono ambedue susseguiti nella sindacatura di questo comune, e in che maniera le intende questa collaborazione da parte delle minoranze? Ma collaborazione intendevo una... ovviamente c'è una minoranza, o meglio, le minoranze sono sempre attente e vigili. Io chiedevo alla minoranza proprio di integrare il nostro lavoro, quindi non deve essere prevenuta a priori, deve fare una minoranza, deve essere costruttiva, un'opposizione costruttiva, ma che non deve poi andare ad intralciare l'attività amministrativa. Quindi io spero proprio in una collaborazione nel senso di un'intesa che sia propositiva soprattutto per il comune e per i roccani, e non stare lì a giudicare ogni volta, quindi essere contrari a priori su ogni scelta, e soprattutto poi interessarsi realmente di quello che facciamo. Se la loro maniera di gestire il comune è stata scellerata, penso che anche la collaborazione potrebbe essere scellerata. Ma per collaborazione parliamo di consigli, attenzione, mai non c'è e non ci sarà mai un accordo con le minoranze, questo è importante. Non confondiamo la collaborazione con un accordo politico, con un assessorato esterno, assolutamente no. Però loro dicono di essere esperti, quindi casomai qualche volta ci ben venga un consiglio. Quando è un consiglio però costruttivo. Vabbè, può essere la maggioranza che decide naturalmente. Sì, e poi siamo noi a decidere. Certo. Però loro dicono di avere esperienza, quindi ben venga il consiglio. Però ecco, questo discorso qua dell'accordo, più volte ho letto di questo pesato accordo, non ci sarà mai, neanche adesso che siamo entrati come amministrazione nel PD. Noi sappiamo tutti, conosciamo il nostro governatore, un uomo concreto, un uomo del fare, e lui insieme all'onorevole Calero veramente si è mostrato interessato ai nostri progetti su Rocca Bonfina, quindi non in un interessamento di facciata. Quindi noi abbiamo ben pensato di proprio rafforzare questo legame di fiducia, di empatia che si è instaurato proprio condividendone la loro linea politica. Però questo non cambia nulla a livello locale, soprattutto a livello amministrativo. Dell'empatia che è del tutto umano e naturale. La sua campagna elettorale è stata svolta in una maniera un po' grillina, oserei dire, sì. Antipolitica, contro il sistema. Com'è questa virata quasi a 360 gradi, entrare sì. Nel sistema? Le rispondo con un'altra domanda, adesso sono io a fare una domanda a lei. Attualmente nel 2016 sì. In Italia cos'è di destra e cos'è di sinistra? Esistono ancora i partiti, o meglio, cosa sono i partiti in Italia adesso? Noi vogliamo parlare di vogliamo cambiare un paese, questo è il nostro punto di partenza. No, il posizionamento, cioè se si conduce una campagna elettorale legittima, no? Contro il sistema, contro la politica, poi ci si va a schierare con un partito che rappresenta il sistema, che rappresenta, diciamo, il partito nazionale. Ma io sto portando avanti delle battaglie, ecco, se parliamo di fatti forse ci capiamo. Marchio DOP della Castagna, mi devo obbligatoriamente confrontare con la regione e poi col governo centrale. GAL, questione GAL, mi devo confrontare con la regione e poi con Roma. Cioè, voglio dire, ci siamo candidati e siamo tuttora innamorati del posto. Non è che abbiamo quelle età politiche, però un sindaco deve obbligatoriamente avere poi dei rapporti con le istituzioni. Non posso fare tutto da solo, mi sveglio una mattina e decido di fare da solo il marchio DOP, da solo il GAL, da solo le strade. Ho bisogno di una... perché poi i finanziamenti, i PSR, vengono da lì. E per un comune in dissesto non c'è altra alternativa che saper sfruttare questi PSR.
E però bisogna essere continuamente aggiornati. Per esempio, tanto ho saputo per quanto riguarda il GAL grazie ai contatti che ho in regione. Assolutamente, perché generalmente si fa il contrario: se un amministratore è in possesso di una serie di tessere, nel momento in cui va a fare amministratore, dice dove essere l'amministratore di tutti i nomi tessere. Generalmente, ma anche questo può far parte. Ma noi abbiamo rinforzato il rapporto, l'ho detto prima, di fiducia, ma voglio dire, siamo sulla stessa lunghezza d'onda. C'è una regione adesso amica, disponibile su tutto, ogni volta basta una chiamata e mi danno chiarimenti su tutto. Quando c'è una difficoltà, perché non è facile gestire adesso Rocca Monfina, cioè Rocca Monfina viene dal periodo più nero, più buio della sua storia, due dissesti finanziari, milioni e milioni di euro di disavanzo, l'arresto dell'ultimo sindaco, il commissariamento, per non finire la crisi delle castagne, questo maledetto cinipide. Quindi un paese in serie difficoltà. Io non è che posso portare avanti una battaglia contro i mulini a vento. Dopo casomai leggo una lettera che mi ha scritto quella ragazza di Rocca Monfina e che ho letto in campagna elettorale l'ultimo giorno. Quella è una lettera che ogni giorno, la mattina, la mia prima lettura è proprio quella lì, perché mi ricorda proprio l'anima del nostro movimento. Noi sicuramente porteremo rinnovamento in un partito come il PD, che soprattutto a livello provinciale è un partito, è brutto dirlo, è vecchio, allo sbando. Quindi vogliamo portare anche all'interno di questo partito il rinnovamento. Rinnovamento, attenzione, non è età anagrafica, perché molte volte dice, vabbè, questo è il sindaco, c'ha 33 anni e quindi ne approfitta e gioca molto sull'età. Invece no, rinnovamento è un modo diverso di far politica. Io vedo tanti ottantenni sotto al bar che con otti mi dicono, mi danno dei consigli, mi fanno capire che hanno un modo di far politica, tra virgolette, diverso, innovativo, e casomai poi conosco tanti ventenni, giacca e cravatta, che in realtà sono più vecchi dei vecchi. Quindi questo concetto di rinnovamento è relativo, e per carità, non è sinonimo di età anagrafica. Però l'invito che voglio fare ai giovani dell'Alto Casertano è proprio questo: molti giovani impegnati poi alle prossime amministrative, mettersi in prima linea, non limitarsi a stare dietro Facebook, Twitter, fare il commentino critico. Bisogna fare un passo avanti, ecco, non so più come dirlo, figuraccia non è prendere 10 voti fatti di onestà, di dignità, di sentimento. Figuraccia è prenderne 1000, prenderne 10.000, ma fatti di pressione, di ricatti, di voti di scambio. Quella è la figuraccia. Quindi non si devono preoccupare del numero dei voti che possono avere. L'importante però è cercarlo il rinnovamento, perché non sarà oggi, sarà domani, ma sono convinto che prima o poi pure a Caserta vincerà il voto libero. Di questo ne sono sicuro. Una volta nella storia di Rocca Monfina la sagra della castagna non si limiterà più soltanto ad un weekend, ma all'intero mese. Quindi si chiamerà non più sagra, ma il mese della castagna. Tanta promozione sarà fatta a partire da giugno.